Ciao a tutti! Oggi vi presenterò questo tutorial ispirato ad Edward Mani di Forbice, che è uno dei miei film preferiti di Tim Burton. Mi sono resa conto di non poter fare niente con delle forbici come mani, non posso abbracciare le persone a cui voglio bene, non posso dormire su dei materassi ad acqua, non posso abbottonarmi le camicie, non posso andare in bagno, cosa più importante. E quindi sono sempre triste. E ogni volta che mi tocco il viso finisco nel farmi tante cicatrici. Esce il sangue e quando si richiudono ho tutti i segni sulla faccia che non vanno mai via, ma aumentano ogni giorno di più. E iniziamo il tutorial. Ho iniziato mischiando due fondotinta, uno della Max Factor nel colore 100 e uno della L'Oreal nel colore 1 avorio, per avere questa base pallida, però non tendente al bianco. Maschero le sopracciglia con una colla Pritt Stick e del correttore nel tono della mia pelle, applicando lo stesso fondotinta che ho usato sul viso per coprirle ulteriormente. Tutto con una cipria, io sto usando una cipria della L'Oreal True Match nel numero N4 e vado a fissare anche le mie sopracciglia con della cipria trasparente ed elimino l'eccesso con un pennello. Adesso verso del lattice liquido in una ciotolina e mi inizio a tracciare le cicatrici sul mio viso aiutandomi con una mini spatolina di legno. Con una foto di Edward Mani di Forbici davanti vado a ricreare tutte le cicatrici e per fare dei solchi al centro delle cicatrici utilizzo una forcina per capelli. Con una matita nera vado a dare una forma appuntita alle mie narici, che sono alquanto rotonde, per imitare quelle appunto di Johnny Depp. Bocca, lui ha questa cicatrice divisa, quindi metto il lattice e mi aiuto a dividerla con una forcina per capelli. Ok.
volta finito di tracciare tutte le cicatrici, ci ripasso una seconda volta con il lattice affinché siano più spesse e marcate. Per assicurarmi che il lattice sia ben asciutto, vado ad asciugare il tutto con un asciugacapelli e dalla mia palette Kryolan Supra Color prendo questo color carne e vado a colorare le mie cicatrici una ad una. Adesso diamo un po' di definizione al viso e uso una palette della Slick nel colore medium e vado a tracciare una linea che va dalla parte superiore dell'orecchio fin qua per dare questo effetto scavato al viso. Sempre dalla stessa palette prendo stavolta con un pennello per occhi lo stesso colore e lo vado ad applicare tracciando una linea tendente verso il basso per dare questo look molto triste al viso, questa espressione molto sconsolata al volto. E proprio per marcare questa espressione triste, questo volto stanco, porto lo stesso colore anche al di sotto dei miei occhi seguendo la linea dove di solito si formano le borse. Porto lo stesso colore sulle labbra e lo intensifico con un ombretto della MAC nel colore espresso. Vado ad applicare anche del nero opaco e con lo stesso ombretto di prima, l'espresso di MAC, vado ad intensificare le estremità degli occhi per farli apparire ulteriormente più stanchi. Adesso prendo una punta di rosso e lo vado ad applicare agli angoli degli occhi. Adesso dalla stessa palette della Slick con un pennello piatto d'eyeliner prendo lo stesso colore che ho usato per il contouring e lo vado ad applicare al di sotto di ogni cicatrice. Questo è un effetto usato molto negli effetti speciali per dare appunto questa tridimensionalità alle cicatrici. E quindi utilizzeremo un colore più scuro al di sotto e un colore chiaro al di sopra. In questo caso io andrò ad utilizzare un bianco. Thank you.
quindi questo è il bianco matto che ho utilizzato nell'altra parte delle sopracciglia e andiamo a sfumare il tutto con un pennello pulito alla fine. I capelli vanno super cotonati, io ho spruzzato un po' di acqua, ma per reggerli tutta la notte potete usare della lacca e ancora meglio del gel o della cera sulle punte. Questo è il look finito e una cosa che non vi ho detto quando si hanno le mani di forbice è che vi tagliate spesso e quindi quando cercate di fissare la ferita è ancora peggio perché vi spargete tutto il sangue sul viso. Bene ragazzi, questa è la mia storia. Spero che un giorno incontrerò un nuovo inventore che potrà costruirmi delle protesi al posto delle forbici e avere quindi delle nuove mani da utilizzare. E io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Come sempre, se vi piace, condividete sulle vostre bacheche, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E troverete tutti i link ai miei social media lì sotto nell'info box. Grazie per aver guardato. Ciao, un bacio! Thank you.